Mister, un risultato che va stretto, questo pareggio, soprattutto per le occasioni che sono state create dai suoi ragazzi. Cosa pensa della prestazione? È stata una buona prestazione, abbiamo avuto 4-5 palle gol, abbiamo concesso loro il minimo sindacale, qualche tiro da fuori e quindi sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi. Dispiace sempre non aver trovato la vittoria, però penso che i presupposti li avevamo creati buoni. Il campo ci dice che dobbiamo ancora lavorare, dobbiamo migliorare su tanti aspetti e quindi testa bassa a lavorare per cercare la prima vittoria. Forse la cosa su cui bisogna lavorare di più è la finalizzazione. Noi ci stiamo lavorando in allenamento, comunque stiamo migliorando rispetto alla partita coordinata, abbiamo avuto più occasioni, avuto più presupposti nel farlo, quindi è sicuramente un lavoro lungo, quando lavori con i giovani non è che dall'oggi al domani possono arrivare i risultati, quindi dobbiamo stare lì, non perdere questa fiducia che abbiamo, non perdere questa voglia di essere propositivi, perché parte tutto da lì, parte dal coraggio che ci mettiamo quando arriviamo in campo. Coraggio che quest'anno si vede forse di più rispetto all'anno scorso. I ragazzi hanno più voglia di andare avanti. Sì, non è questione di voglia, è questione un pochino di atteggiamento, siamo un pochino sicuramente più dentro rispetto all'inizio dell'anno scorso, che è stato diciamo, un progetto più lungo l'anno scorso. Quest'anno invece stiamo comunque riuscendo a imporre sempre il nostro gioco, stiamo riuscendo ad avere anche delle buone occasioni, rischiamo poco. La fase difensiva l'abbiamo fatta comunque bene perché oggi non abbiamo subito gol, questa è una cosa molto positiva e quindi dobbiamo continuare a lavorare su tante piccole cose, tante piccole sfumature che ci mancano ancora. Grazie Grazie, mister. a voi. Un risultato che forse va stretto per non aver segnato, ma che comunque è positivo per il vostro reparto perché non avete subito gol. Sì, oggi bisogna prenderla così perché comunque le altre partite purtroppo abbiamo preso gol, quindi oggi partiamo da quello e cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, con un pizzico di rammarico, però ecco, già non aver preso gol, insomma, è un obiettivo importante. Settimana prossima stiamo ripetendo che sarà la partita più difficile della stagione, però le basi ci sono per poter fare bene. Sì, noi siamo positivi, andiamo lì per divertirci, per giocare, sappiamo che è veramente una partita complicata, forse la più complicata del campionato, però diciamo, andiamo senza timore, ecco, sono loro che devono fare la partita, diciamo che per noi è tutto di guadagnato. Grazie mille. Prego, grazie a voi.